Allora, il vostro impegno, no, è quello di decostruire e di ridare il significato giusto a delle parole e a delle parole che non esistono neppure. Mi colpiva matrimonio misto. Dice, ma che cosa vuol dire matrimonio misto? Io ho sposato, sono una donna, mi sono innamorata di un uomo e ho sposato un uomo. Cioè, un uomo, una donna, la cosa più naturale del mondo. E invece diventa, ecco, quanto è importante ritrovare le parole, proprio questo messaggio che poi è anche il vostro compito, io direi universale, perché secondo me io lo accolgo a braccia aperte, penso che tante persone di origine, fra virgolette, italiana si ritrovano in questi valori e vorrebbero trovare un punto di collegamento rispetto a una vita consumistica imposta da altri che non ha un senso, anzi ha una separazione spesso. Io personalmente penso che, come si discuteva in questi giorni, che l'identità no, non sia una cosa fissa, è sempre in evoluzione. Quindi, parlando dei matrimoni misti, eviterei i due estremi, no? Da una parte quelli che accentuano l'importanza dell'identità, delle differenze. Dall'altra parte, cancellare completamente diciamo, le diversità che esistono, che ognuno è un portatore di tradizioni, di culture. Nei matrimoni misti, secondo me, si può convivere, si può fare compromessi. Io parto dalla mia esperienza personale. Io, anche se non sono non mi definisco una persona molto religiosa, però sono stata battezzata come copta, copta ortodossa, che sarebbe la maggioranza in Etiopia, no? Come religione, e mio marito, essendo italiano, è cattolico. E da noi due è nato questo bambino che si chiama Davide, che adesso ha 18 anni, e noi abbiamo continuamente dialogato dal punto di vista del cibo, del nome da dare al nostro figlio e poi anche sul battesimo abbiamo dialogato. A me farebbe, insomma, avrebbe fatto piacere dare un nome un po' etiopico, no? A lui un po' italiano. Poi invece abbiamo dialogato, abbiamo scelto il nome Davide, che ha un significato sia per noi, sia in Etiopia sia in Italia. Davide in Etiopia si chiama Dawit, è un nome biblico, quindi abbiamo scelto questo nome. Dal punto di vista della religione, io ho detto, vabbè, io sto in Italia, la mia famiglia sta in Etiopia, la tua famiglia sta qui e vivono anche vicino a casa nostra, la nonna di Davide. Ho detto, va bene, facciamo una scelta. Io, per me è giusto che lui sia battezzato nella Chiesa Cattolica, non ha importanza. Anche sul cibo, per esempio, noi, io venendo dall'Etiopia, abbiamo un sacco di divieti, dei tabù sui cibi, no? Per esempio, gli ortodossi etiopi non mangiano frutti di mare, non mangiamo prodotti di maiale. A casa mia si cucina tutto. Magari a me non piace mangiare i frutti di mare, anche adesso non lo mangio, ma non perché mi fanno male, ma come c'ho un tabù culturale che non riesco a superare. Però mio figlio mangia tutto. Io ho detto, guarda Davide, tu devi mangiare tutto, perché poi tu sarai un viaggiatore domani, visiterai molti paesi, incontrerai molte culture e avrai problemi. Quindi ho insegnato, ho dato totale libertà a mio figlio. Quindi in una coppia mista, se c'è dialogo, si può superare tutto, però non vuol dire che non ci sono differenze. No, questo è interessante perché sei all'interno di una comunità avventista dove queste cose, per esempio dei frutti di mare, dei miti del maiale, hanno lo stesso significato. L'hai scoperto stamani quando mi chiedevi anche, bella Sì, anche sì, questa sì, sì, sì. scoperta, no? E mi piace da morire questa cosa che, fra virgolette, delle minoranze diverse si sono ritrovate a fare questo incontro di questi 5 giorni dentro una minoranza, che Ecco. secondo me ha un significato molto molto interessante. Ora riprendiamo anche con Dag. Intanto Roberto ha trovato un altro brano di musica etiope, però un po' più moderna, penso. Poi ci direte voi che cosa È la abbiamo primera trovato. traduzione.